Sembra che la vicenda Ponte Alto si stia avviando verso un miglioramento di quella che è la proposta iniziale, quindi siamo particolarmente felici che i problemi sollevati dalla provincia di Vicenza assieme alla Camera di Commercio di Vicenza e al Comune con quella che era la proposta alternativa sulla quale molto avevamo lavorato con viabilità abbiano portato comunque a un miglioramento significativo in termini di tempo, quindi 6 mesi in meno per un'apertura parziale, ma soprattutto in termini di presupposti, quindi 3 varchi aperti prima di riuscire a demolire Ponte Alto. Questa proposta è frutto di un grande lavoro che è stato fatto e del lavoro che ha fatto la provincia di Vicenza con viabilità. Ribadiamo comunque, come già detto nei scorsi giorni, che è nostra intenzione, al fine di non riprendere continuamente il dialogo con RFI e Erika, firmare quello che è un accordo complessivo su tutti quelli che sono i temi in questo momento sul tavolo, quindi sicuramente Ponte Alto, ma anche la stazione delle Corriere e poi quello che è la situazione del termine dei bus sul foro Boario.